con Daniele Saini dell'Aso Cernusco, una vittoria per 2-1, fondamentale, salita al quinto posto in classifica, più complicata del previsto la partita, soprattutto nel secondo tempo. Come l'hai vista dal campo? Che praticamente è partita molto bene, ci siamo messi con il centrocampo a 4, che è una cosa che non facciamo spesso, e volevamo vincere perché questi tre punti erano molto fondamentali per noi. Abbiamo sbagliato molto, perché abbiamo avuto molte occasioni. Il primo tempo si è concluso sullo 0-0, ma in realtà con un paio di gol a favore nostro la partita sarebbe stata sicuramente in discesa e sarebbe stato molto più semplice. Invece alla fine ce la siamo complicata praticamente da soli e abbiamo rischiato anche un pareggio che a mio modo di vedere è molto meritato. Oggi siete parsi poco lucidi, come hai detto, sotto porta, e un po' disattenti sulle palle inattive. Sono queste le due situazioni dove dovete migliorare? Assolutamente, anche l'anno scorso sul discorso delle palle inattive abbiamo preso moltissimi gol, sia sul fatto che rispetto alle altre squadre siamo diciamo fisicamente più piccoli. Quest'anno, cioè questa giornata, questo portiere ha fatto delle belle uscite. E sul fatto delle palle gol, sì, quest'anno stiamo segnando molto rispetto anche all'anno scorso, e però oggi sotto porta abbiamo sbagliato molto. Ci siamo visti a inizio stagione, ci avevate detto che il vostro obiettivo era la salvezza. Siete molto più in alto di quanto speravate, il problema è che siete distanti dalle primissime e distanti dalle ultime. Ti chiedo come si trovano gli stimoli per giocare partita dopo partita fino a fine stagione per un traguardo che, qual è? Dicelo tu. È assolutamente ancora la salvezza. Noi adesso puntiamo il più in alto possibile e sappiamo che dalle prime posizioni ci sono molti punti, però comunque adesso noi puntiamo a guardarci alle spalle, perché alla fine è appena iniziato il ritorno, che è un campionato a parte. Grazie mille, in bocca al lupo. Crepi.